cosa devi fare? C'è questa situazione con questa persona che hai amato tanto, a cui hai tenuto tantissimo. C'è stata l'intrusione di un'altra persona e vi ha fatto allontanare. Tu sai che eravate qualcosa di meraviglioso insieme, quindi in questo momento non riesci ad aver tregua, perché non riesci a capire come sia possibile che in realtà voi due insieme non ci siate più. Quindi ora tu cosa devi fare? Questa persona che si è intromessa è innamorata della tua persona. Ecco perché vi ha fatto allontanare, prova un sentimento profondo. Può essere un parente molto vicino, oppure un'amicizia che prova qualcos'altro. Quindi ora tu cosa devi fare? Devi lottare per ciò che vuoi. Devi essere forte, devi far uscire tutta la forza perché deve partire esattamente dalle tue emozioni. Dato che provi qualcosa di forte per questa persona, prendi le tue emozioni, diventa forte, agisci, lotta per ciò che vuoi perché voi siete una dualità. Siete un due di acqua, siete qualcosa di sentimentalmente forte. Avrai un confronto che farà rinascere la passione, però lo manderai in tilt, eh? E finalmente, dopo questo attimo di destabilizzazione da parte dell'altra persona, tornerà anch'egli da te, perché ti sta pensando tanto, ti sta pensando molto, ha bisogno, anche lui o lei non capisce come sia possibile che voi due vi siate allontanati, perché pensa esattamente le stesse cose che pensi tu. Che c'è stato qualcuno che vi ha fatto allontanare perché eravate qualcosa di stupendo e meraviglioso insieme. Ti sta pensando, vorrebbe tornare indietro, ma lui sappi che no, lei non ha il coraggio di farlo. Sta a te fare la mossa, sta a te fare la scelta, sta a te agire, prendere forza da quella che è la tua emozione nei suoi confronti. Sì. E insieme poi dovrete lasciare andare il passato, quindi tutte le vicissitudini che ci sono state, per dar vita a quella che è una nuova relazione. Oh, che belle carte! Sì. Sarà una bella sfida, stellino, stellino. Ma sappi che è la scelta giusta per entrambi. Ricordati che puoi fidarti di me. Sono Ivana, l'astrologa di tutti i social, e sono anche una strega. C'è l'oroscopo della settimana sul mio canale, quindi corri a vederlo. Un bacio, stellino. Per la parte 1 è sul mio profilo.